Ciao ragazzi, allora oggi sono completamente struccata perché faremo un nuovo video esperimento. Cioè, ho scoperto che esiste un fondotinta che dovrebbe cambiare colore magicamente e adattarsi a qualsiasi tipo di carnagione esistente. Allora, io sinceramente ho i miei dubbi. Comunque, l'ho acquistato su Amazon. So che ci sono un sacco di recensioni già su YouTube, ma non ho voluto vederle per non farmi influenzare, quindi faremo un testing veramente super neutro per vedere com'è. Su Amazon ha 3 stelline su 5, ma ci sono solo 11 review, quindi non so se sia affidabile o meno. Comunque 3 stelline su 5 non è poi così tanto malaccio. E lo chiamano, allora, GL Tour Life Flawless Color Changing fondotinta liquido, Concealer, Cover Face, Trucco, Base, Oil Control and Idratante Long Lasting. Come al solito questi titoli che vogliono dire tutto e niente. C'è un before ed un after di una ragazza che ha un po' di acne e che poi magicamente ha il viso perfetto e anche gli occhi truccati, perché già che ci siamo aggiungiamo un po' di mascara, di matita e di rossetto. E l'ho pagato 9,66 € più la spedizione e mi è arrivato tutto sommato abbastanza in velocità. Se scrollo le immagini avanti ci sono altre immagini addirittura. Mi sa che questa è una ragazza che fa video su YouTube e le hanno preso il frame dal suo video. Non so se lei sia a conoscenza di ciò oppure no. E poi ci sono altre immagini, insomma, di che testimoniano che, a quanto sembra, c'è anche questa immagine di diverse ragazze con carnagioni che vanno da una carnagione super chiara a una carnagione olivastra e sembrano tutte stracontente di questa base. E quindi noi oggi la testeremo insieme e vediamo che cosa ne viene fuori. Come sempre, cerchietto con orecchiette da gatto, così, ok, abbiamo il viso libero e non mi macchio tutta. Iniziamo con il primer, anche se ho paura che praticamente sarà uno spreco del mio The Professional di Benefit. Nuovissimo, tra l'altro, ancora la pellicola. Avevo un sacco di baratte, di tubi di questo prodotto e li ho finiti tutti. Quanto lo amo questo primer. Si capisce da, appunto, quanti tubi finisco di questo prodotto. Come al solito la mia pelle diventa un peperone rosso quando la tocco, quindi basta applicare qualsiasi prodotto che sono subito fucsia, cioè le sfighe della pelle sensibile. Ma soprattutto arriviamo, musichetta da film horror, no, non lo so, voglio dare una chance vera a questo prodotto, quindi non prendiamolo in giro prima di averlo provato, che magari è miracoloso davvero. Ok, allora, questo è il TLM Foundation Color Changing and Adjusting Naked, quindi insomma, abbiamo capito. All Day Flawless Lit from Within Complexion, quindi dovrebbe avere anche un effetto illuminante che arriva da dentro, qualsiasi cosa significhi. Fattore protezione 15, che diciamo ce l'ha tutta, non fa mai male. Dovrebbe essere Ultra HD, formula invisibile anche in videocamera 4K, quindi c'è addirittura, e dovrebbe essere naturale e confortevole, insomma, quindi per tutti i tipi di pelle. Full range of shades to cover all skin tones, quindi tutte le shade di cui abbiamo bisogno sono racchiuse in questa, che mi sembra molto bianca a vederla dalla boccetta. Mi ricorda un po', devo dire la verità, il fondotinta Ultra HD di Make Up For Ever. Questo packaging, questa confezione, un po' la forma e poi, sì, il tappo, insomma, mi ricorda un po' quello di Make Up For Ever. Ingredienti, beh, non me ne intendo tantissimo, anche se immagino che non sia ovviamente un fondotinta naturale, perché qualcosa di chimico dovrà pure averlo se cambia colore, presumo. Vediamo com'è. Ok, sembra veramente bianco. Proviamo a stenderlo e vediamo che effetto fa. Oh wow, ne ho messo pochissimo, invece è tanto. Allora, per adesso rimane bianco. Cambia colore! No, allora, forse effettivamente sta cambiando colore. Oh mio Dio! No, vabbè. Allora, io comunque ho una carnagione chiara, quindi non riesco proprio a capire, ma sicuramente ha cambiato colore, perché se vado a metterne vicino un altro po',
se esce magari. Ok, forse mi conviene fare direttamente così, perché sicuramente ha cambiato colore, perché questo è più un color carne ormai rispetto a questo che è bianco. Quindi wow, cioè lo vedete bene? Sicuramente è color carne in questo momento, anche se mi sembra un po' più chiaro del mio tono di pelle. Devo dire che al tatto è molto strano, perché si sentono come dei microgranuli e non lo so, forse sono i granuli di pigmento che vanno poi a disperdersi. Appurato che la pompetta non funziona e quindi vado direttamente a prelevare il prodotto da qua. Chissà se riuscite a vederli in videocamera, ma si vedono anche questi granuletti di prodotto all'interno, cioè questi granuletti all'interno del prodotto. Allora, prelevandolo con la spugnetta e vedendolo sulla spugnetta, è terribilmente bianco. Quindi spero che funzioni anche sul viso, non solo sulla mano. Decisamente bianco, applicandolo non mi sta dando tanta fiducia. A parte che ha un... oh mio Dio, questo non posso farvelo annusare, ma l'odore è veramente veramente strano, ma ha tipo la consistenza di una crema idratante, non mi sembra proprio fondotinta, forse devo metterne di più. Ma effettivamente perché non cambia colore? Perché continua ad essere bianco? Io non posso uscire così. Io sto continuando a tamponare nella speranza che si adatti alla mia carnagione, però non sta succedendo assolutamente nulla. Perché? Perché prima tu hai funzionato e adesso non funzioni più? Why? Oh mio Dio! No, vabbè, io ve la devo far vedere. Non so se le vedete, ma quando striscio tipo in questo modo, cioè escono delle striature scure, che è stranissimo. Le vedete? Sono proprio pigmenti, non è la mia pelle, li vedete? Si sta praticamente trasformando, credo di doverla massaggiare con le mani a questo punto. Forse con la spugnetta non riesce a cambiare colore perché ha bisogno del calore delle mani. Boh, non lo so, le sto sparando a caso, ragazzi. A parte che mi ha formato tutto un sacco di pellicine qua, che non sono proprio il massimo, ma forse questo è dovuto ad una crema che sto applicando in questa zona della fronte, che è una crema dermatologica, quindi non diamo la colpa a questo fondotinta. Effettivamente, andando a stenderlo con le mani, comunque più chiaro, comunque più chiaro della mia carnagione, ma sembra che riesca ad adattarsi più facilmente. Credo di doverlo lavorare prima un po' sulla mano in modo che si adatti al colore della mia carnagione, e poi credo di doverlo applicare sul viso. Infatti, a vederlo adesso sulla mia Beauty Blender, è effettivamente di un color carne, non è più bianco. Quindi, però, lo vedete che sulla pelle invece comunque risulta più chiaro della mia carnagione? Non lo so. Perché tu non ti trasformi più? Perché non ti trasformi più? Cioè, funziona, ma molto molto piano. Cioè, non è che posso uscire così. Massaggiamolo di nuovo con le mani. Però che rottura dover fare una roba del genere ogni volta, non è che sia esattamente la mia skincare routine quotidiana preferita. Anche se fare questi massaggi al viso fa bene, lo sapevate? Tipo dare degli schiaffetti al viso così, l'avevo scoperto tipo secoli fa in un video di Michelle Phan, fa bene alla pelle. Però ragazzi, è vero che ha cambiato colore, l'abbiamo visto anche sulla mano. Effettivamente ha cambiato colore. Allora, la copertina è abbastanza una schifezza, praticamente è inesistente la copertina, cioè c'è ma è poca, mi sembra più una crema colorata più che un fondotinta, se devo essere sincera, anche se sulla mano mi sembrava più coprente di quello che in realtà è, stranamente. Allora, non è malissimo, però non è neanche benissimo, cioè io direi bene ma non benissimo proprio. Che cosa ne dite voi? Confrontate il collo e ditemi che cosa ne pensate, ok? Sicuramente non è rimasto bianco, ma è un pelino troppo chiaro per la mia carnagione. Adesso vediamo di
stendere il correttore e di finire da base e vediamo com'è a base finita, che sono curiosa, perché in realtà non ero sicura di volerlo tenere su, perché appunto devo uscire così, però sono curiosa, vediamo se con contouring e con blush, correttore eccetera viene fuori una base quantomeno decente. Ci manca la cipria, uso questa di Urban Decay, ragazzi, mi sono fissata che voglio finirla ed effettivamente si vede la cialda sotto, quindi sono molto orgogliosa di me. Lo sapete, io raramente finisco i prodotti a meno che non mi piacciono veramente veramente tanto, quindi da questo si può capire il fatto che anche questa cipria mi è piaciuta molto. Coverage molto molto povero direi, ma che in realtà può andare anche bene per una pelle che non ha imperfezioni, onestamente. Così abbiamo creato la nostra base. Penso che si sia adattato ancora un po' di più alla mia carnagione tinta e sinceramente non mi sembra poi così malaccio. Facciamo un po' di contouring così riscaldiamo un po' questa base che so che ne ha bisogno. Per il contouring e per il blush, tra l'altro, sto usando la Cheek Leaders di Benefit, che ha la Hoola, che io amo, e come blush invece c'è il Dandelion, che è ottimo perché è super naturale, opaco e va bene un po' con qualsiasi trucco, anche quando non sono tanto truccata. Nel frattempo magari il fondotinta sta continuando ad agire, sta continuando a cambiare colore, oh mio Dio. Ho esagerato un po' con il blush. Fatto è che non sono abituata ad una base così chiara, quindi è forse un po' più visibile del solito il blush. L'unica cosa che ci manca, in effetti, è l'illuminante, che, come sapete, indosso sempre, sempre, sempre da quando l'ho riscoperto, e uso praticamente sempre quello della palette Lancôme di Chiara Ferragni. Infatti, tipo, l'unico colore che sta raggiungendo la cialda è lui, è l'illuminante più chiaro dei tre, perché ce ne sono tre. Allora, guardandomi da vicino vi devo dire che a base completata, poi ho fatto anche le sopracciglia, vi devo dire la verità, non mi sembra poi così male, non mi sembra affatto male e credo che si avvicini molto alla mia carnagione. Non mi piace tantissimo la formula di questo fondotinta, devo essere sincera, perché è troppo poco coprente per i miei gusti, sarebbe bello se fosse un pochino più coprente e poi dà un pochino questo effetto cakey, un pochino questo effetto maschera. Nonostante la coprenza sia poca, sia bassa, quindi non è una formula poi così top. Però cambia colore, questo devo dirlo, è vero, da bianco è diventato un color nude, un color carne, un po' forse troppo chiaro, ma questo voglio vederlo nel montaggio, voglio che me lo scriviate voi se vi sembra giusto oppure no come colorazione. Quindi sono curiosa di vedere che cosa mi dite voi. Secondo me è un po' troppo visibile, nonostante io abbia applicato la cipria continua ad essere come appiccicoso e questa è una sensazione che dal fondotinta nessuno vorrebbe, quindi io applicherò ancora un po' di cipria prima di uscire, perché ci uscirò così, ragazzi, chi se ne frega, non vado a rifare un'altra base, però sicuramente avrei preferito che fosse un pochino più opacizzante, ma d'altronde, ragazzi, probabilmente per una pelle secca può essere anche top, sicuramente la formula andrebbe migliorata, ma non è poi neanche così tanto male. Ok, nel frattempo ho messo il mascara e il rossetto e vi devo dire che secondo me in questo arco di tempo si è un pochino adattato ancora al colore della mia carnagione. Non sono sicura, ma voglio che appunto mi diciate voi che cosa ne pensate. Comunque per oggi questo è tutto. Molto interessante è stato questo esperimento, devo dire. Mi piace provare questi prodotti nuovi e bizzarri. E niente, mia family, spero tra l'altro di riuscire a caricare domani un video, perché sarò in viaggio, quindi non sono sicura se non c'è un video domani, perdonatemi, ma spero di sì, dita incrociate. E niente, bacio grandissimo, ciao, spero a domani, ciao. We'll be right back.